Buongiorno a tutti, benvenuti a questo talk dedicato all'impronta ambientale della pelle e in particolare all'applicazione per il calcolo dell'impronta ambientale della pelle della metodologia PEF. Il progetto MAGIS è un progetto cofinanziato dalla Commissione europea che ha avuto come scopo quello di definire metodologie PEF e anche di supportare molte aziende delle filiere tipiche del Made in Italy. C'è l'agroalimentare, ci sono i serramenti in legno, ma abbiamo anche appunto come voce importante del Made in Italy la pelle. Lo sviluppo di queste metodologie e l'adattamento anche di queste metodologie a uno schema di certificazione del Ministero dell'Ambiente italiano, che si chiama Made Green in Italy, che prevede appunto il rilascio di certificazioni di prodotto ecologico e sostenibile a quei prodotti che, calcolata l'impronta ambientale della pelle, dimostrano di avere delle prestazioni ambientali o in linea con il benchmark o addirittura migliorative del benchmark. Questo è anche il caso delle tre aziende che oggi ci portano la loro testimonianza sul progetto e di cui ora vi vado a presentare gli speaker. Allora, do un benvenuto a Camilla Fakeris di Ergo, spin-off del Sant'Anna. Buongiorno Camilla. Buongiorno a tutti. Filippo Longo del team sostenibilità Conceria Dani ed esperto LCA. Buongiorno Filippo. Buongiorno a tutti. Giacomo Pacchi, responsabile ricerca e sviluppo di BCN Conceria. Buongiorno anche a te Giacomo. E Gaetano Maffei, ricerca e sviluppo invece di Conceria DMD, anzi DMD Solofra, scusa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, per darvi un overview degli obiettivi e anche poi degli strumenti e degli output che ha avuto il progetto MAGIS, proprio anche per dare maggior spazio alle aziende poi nel raccontare la loro esperienza, vi faccio vedere un breve video in cui vedrete un po' quello che è stato anche il percorso del progetto. Il titolo dell'incontro di oggi, ma è anche un po' lo scopo del progetto, è misurare per conoscere, conoscere per misurare. Quindi l'utilizzo della PEF, di una metodologia LCA, per conoscere esattamente quelle che sono le implicazioni e gli impatti di un prodotto, quindi oggi parliamo di pelle. Misurazione che è importante per avere una base dati oggettiva e avere un quadro puntuale di una situazione che ci permette poi, individuando anche quelli che sono gli aspetti più critici
di valutare quali sono le possibili misure o buone pratiche che possiamo adottare per migliorare la nostra impronta e quindi per abbassare quello che è l'impatto ambientale dei nostri prodotti. Ora non sottraggo altro tempo ai nostri ospiti e passerei la parola a Camilla, che appunto nell'ambito di Ergo si occupa nello specifico di, anche di LCA e di impronta ambientale, per spiegarci qual è il ruolo della PEF nello specifico, nell'ambito delle metodologie LCA nel calcolo dell'impronta ambientale dei prodotti. Sì, buongiorno a tutti. La PEF, o Product Environmental Footprint, è una metodologia LCA sviluppata dalla Commissione Europea e pubblicata nel 2013 e consente di calcolare in modo oggettivo, scientifico e anche riproducibile gli impatti ambientali o le performance ambientali di prodotti o di servizi. Nella Commissione Europea con questa metodologia LCA ha voluto fornire alle aziende europee una metodologia comune per il calcolo di queste performance dei prodotti. Nello specifico per la pelle esistono delle regole di categorie di prodotto, quindi delle regole specifiche che si affiancano alla metodologia PEF, che contribuiscono a calcolare in modo ancora più oggettivo e scientifico e riproducibile gli impatti ambientali della pelle. Quindi la PEF, la Product Environmental Footprint, permette di misurare le performance dei prodotti, ma in particolare permette di individuare quali sono le aree critiche lungo il ciclo di vita del prodotto, della pelle, quindi le aree dove si concentrano i maggiori impatti ambientali e su cui le aziende dovrebbero agire per individuare delle azioni di miglioramento e ovviamente anche implementare queste azioni di miglioramento per ridurre gli impatti ambientali o migliorare le performance ambientali dei propri prodotti. Quindi fondamentalmente la PEF è il primo passo che un'azienda dovrebbe fare per intraprendere un percorso di miglioramento continuo, quindi che è un ciclo appunto continuo, in cui c'è il primo passo è proprio quello di misurare le performance in modo appunto oggettivo e scientifico attraverso questa metodologia per individuare le aree critiche, per poi individuare le azioni di miglioramento, implementare queste azioni di miglioramento e infine poter anche comunicare in modo oggettivo, quindi verificato dalla metodologia al cliente finale quali sono gli obiettivi che ha potuto raggiungere. Grazie Camilla. Ecco, come vedete nella slide, il ciclo di vita che è stato, come dire, preso in considerazione per la pelle parte dalla culla, quindi dall'allevamento, e arriva fino al gate della conceria. Quindi in questo progetto non c'è, come dire, il pezzo che va dalla manifattura dell'articolo fino al fine vita. Sì, la pelle, essendo un prodotto intermedio, la metodologia PEF chiede di misurare, di calcolare gli impatti ambientali solo al cancello dell'impresa, quindi fino alla fase di impacchettamento, di confezionamento del prodotto, quindi non raggiungere il fine vita. Per cui l'analisi delle performance appunto riguarda la fase di produzione, approvvigionamento materie prime, produzione della pelle, quindi del prodotto finito e confezionamento. Grazie Camilla. Filippo, it's your turn. Allora, siamo partiti dalla misurazione, quindi l'LCA come metodologia per misurare, come base importante per raccogliere informazioni, dati e quindi per avere una certa conoscenza. Dani, possiamo dire che è stata, come dire, antesignana e una delle prime aziende ad applicare la metodologia LCA per la misurazione dell'impronta ambientale dei propri prodotti. Avete da tempo l'EPD e avete anche come dire, partecipato poi come azienda pilot del progetto Magis per l'applicazione delle PEF. Ecco, se puoi magari spiegarci cosa significa e cosa ha significato per Dani questa fase di misurazione, che è un lavoro, come dire, importante e anche, come dire, significativo in termini anche di tempo e di risorse necessarie. Sì, sentite? Sì.
Innanzitutto Dani ha sempre voluto essere un'azienda di riferimento nel settore conciario per quanto riguarda l'impatto che la propria attività economica genera. Quindi già da una decina d'anni abbiamo fatto i primi studi LCA, abbiamo ottenuto la certificazione PD e Carbon Footprint con l'obiettivo di acquisire una piena consapevolezza di quali siano gli impatti della nostra pelle. Questo perché? Perché conoscere in modo dettagliato quali siano gli impatti ci permette di capire e di porci sul mercato con una prospettiva di impatto oggettivo e verificabile da parte terza. Quindi siamo certi dei valori che noi otteniamo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non cadiamo in claim di tipo ambientale scorretti, evitiamo il greenwashing, anche quello inconsapevole perché privo di informazioni complete o con informazioni parziali. Quindi il nostro percorso è iniziato una decina d'anni fa e abbiamo cercato di misurare gli impatti della nostra pelle. E ecco, a me piace pensare che ci siano due step. Il primo può essere stato una misurazione degli impatti dei nostri prodotti per comprendere al meglio quali siano quelli più e quelli meno impattanti. Un secondo step, che è un'evoluzione ulteriore invece, è rappresentato dal breakdown degli impatti che ciascuno degli aspetti di produzione della pelle genera. Quindi questo tipo di dato ci è valido come elemento di input per fare una sorta di ecoprogettazione e andare a sviluppare dell'articolistica che in ciascun aspetto considerato sia a basso impatto. Grazie, tra l'altro questo tema che hai toccato proprio sull'ecodesign e l'ecoprogettazione è come dire, anche oggetto di un importante anche proposta di regolamento europeo che vedrà tra l'altro l'impronta ambientale proprio per evitare questo effetto di greenwashing, vedrà proprio questa metodologia come base importante e come dire scientificamente robusta di partenza. Grazie Filippo. Giacomo, abbiamo introdotto il tema dell'ecodesign, di come la conoscenza può essere base per la ricerca e l'innovazione sul prodotto. Anche BCN ha partecipato come azienda pilot al progetto Magis e proprio grazie all'analisi e all'informazione, alla conoscenza acquisita calcolando la PEF della pelle, BCN ha tratto degli importanti spunti, degli importanti anche idee per procedere e continuare anche il percorso di innovazione e sviluppo che comunque BCN negli ultimi anni, anche partecipando a molti progetti europei, sta conducendo. Se ce lo racconti. Assolutamente sì, per noi ovviamente la conoscenza è solo il primo passo per migliorarsi e quindi abbiamo partecipato molto volentieri a questo progetto proprio per avere un set di dati che ci consentisse di aprire delle prospettive di sviluppo per quello che riguarda poi tutta l'articolistica della BCN. Quindi abbiamo partecipato con il cavallo di battaglia che è il vitellino classico di nostra produzione e da lì abbiamo visto che ci sono dei margini di miglioramento pur avendo avuto un benchmark di riferimento molto molto positivo. Per quello che riguarda soprattutto la progettazione del prodotto tenendo presente gli impatti di tutti i processi collegati alla realizzazione dell'articolo. Quindi stiamo risalendo a monte non solo per quello che riguarda gli approvvigionamenti per esempio di energia. BCN già da 3 anni si approvvigiona di energia elettrica certificata 100% green, quindi proveniente completamente da fonti rinnovabili, e con questa ha già dimezzato all'incirca l'impatto delle emissioni della CO2, per esempio, per quello che riguarda l'azienda. Ritornando al prodotto,
stiamo collaborando con tutta la filiera per avere per esempio prodotti chimici derivati da matrici naturali, oppure prodotti chimici che durante il loro processo di produzione e di formulazione abbiano comunque impatti contenuti anche dal punto di vista dell'energia richiesta per la loro produzione. Quindi stiamo valutando a 360 gradi, appunto pesando tutti i vari input in ingresso al processo conciario per cercare un'ottimizzazione in tutte le aree. Ovviamente lo studio è servito soprattutto a mettere in chiaro quali sono le aree dove si può maggiormente intervenire e quali sono le aree che invece per il momento diciamo si possono anche mettere da parte, perché ovviamente il loro contributo all'impatto totale è molto minore rispetto ad altre variabili. Penso che l'LCA ad oggi sia uno strumento necessario e indispensabile, perché la conceria, come tutti i processi produttivi di tutti i settori, non può più permettersi di trascurare questi aspetti. Quindi noi li stiamo inserendo proprio nella progettazione degli articoli, e fra i vari progetti di ricerca che BCN svolge e ha svolto in passato ne abbiamo anche uno che prevede la modellazione predittiva, quindi l'inserimento di algoritmi di intelligenza artificiale proprio per avere una progettazione in chiave ecosostenibile. Grazie Giacomo. Last but not least, Gaetano. Eccomi. Allora, a te rimane l'ultimo, come dire, l'ultimo spunto, l'ultimo tema, che non è neanche il più facile, hai detto. Quindi siamo partiti dalla misurazione che porta a una conoscenza che ci consente, come già diceva Giacomo, di migliorare, quindi di implementare delle azioni di miglioramento. DMD ha già, proprio anche grazie poi ai risultati ottenuti dal MAGIS, implementato delle azioni di miglioramento e, se non ho capito male, poi al più correggimi, sta proprio portando qua in fiera un articolo migliorato proprio sulla base della conoscenza acquisita nell'ambito di MAGIS. Prego. Sì, infatti voglio solo premettere che affrontare questo progetto per noi è stato anche una scoperta di quelli che sono i nostri articoli e come questi appunto impattano effettivamente nell'ambiente e quali sono le categorie più impattanti. Perché poi, ecco, lascio un dato per il nostro articolo, ora non so bene se poi anche gli altri miei colleghi hanno avuto questo riscontro. Noi riscontriamo sui dati normalizzati che il 4%, meno del 4% è l'impatto per la quantità di acqua, la scarsità di acqua consumata, cosa che invece per le pelli, almeno nel sentire comune, si pensa che sia il valore più impattante. Mentre invece i valori più impattanti sono stati il cambiamento climatico, l'acidificazione del suolo. E partendo da questi dati abbiamo potuto capire, perché l'analisi PEF ci permette appunto di valutare le singole fasi di processo, i prodotti chimici che noi andiamo a inserire nelle ricettazioni di lavoro e per ogni prodotto chimico quanto questo incide su queste 16 indicatori ambientali. E abbiamo notato che alcuni prodotti chimici impattavano più di altri e quindi su questa base abbiamo potuto poi rimodellare il nostro articolo e rielaborare quindi una nuova produzione per un articolo innovativo che avesse un impatto ambientale inferiore a quello che è già inferiore. Diciamo, non ci sono dati di confronto ancora perché i benchmark europei ancora non sono definiti, però i nostri valori, ecco, sono al di sotto, come pure per i miei colleghi, sotto a quelli che sono un po' i parametri diciamo di riferimento. E sebbene sotto i parametri, andando a migliorare, quindi andando a vedere effettivamente passo per passo quali potessero essere gli elementi più impattanti, abbiamo potuto rielaborare un nuovo articolo che arriva ad essere anche il 30% inferiore a quello di impatto su questi indicatori di cambiamento climatico e quindi fondamentalmente abbiamo potuto valutare quanto migliorare, ecco, conoscere il nostro articolo, conoscere quali erano gli impatti, quanto abbiamo potuto quindi migliorare, e abbiamo migliorato del 30% mettendo in campo questo nuovo articolo
che tanto che abbiamo anche denominato il nuovo articolo un articolo BIOS, proprio per enfatizzare questo effetto. E difatti ci ha portato a una consapevolezza maggiore delle nostre potenzialità con questo strumento. Quindi sicuramente è uno strumento che andremo ad utilizzare anche in futuro per la modellazione, come il collega diceva, per la sostenibile dei nostri articoli. Infatti ci siamo portati avanti con questo progetto insieme ai colleghi Concerie, che già tutti sanno essere all'avanguardia per quelli che sono i parametri standard ambientali. E ci siamo voluti dedicare quest'altra sfida per poi migliorarci insieme in questi nuovi articoli che andremo a sviluppare. Grazie Gaetano. Un ultimo aspetto, faccio solo una precisazione, nell'ambito del progetto Magis è stato definito un benchmark in base al quale poi sono state identificate delle classi di performance. Rimane al momento un benchmark, tra virgolette, interno al progetto, perché si sta un po' ragionando sulla sua eventuale pubblicazione, però come dire effettivamente i risultati ottenuti da tutte e tre le aziende, esatto, sono sotto questo benchmark. Calcolate sulla base della PEF europea hanno ottenuto delle prestazioni, come dire, importanti e significative, d'altra parte dall'impegno che tutti avete profuso anche nel partecipare al piloting, come dire, si concretizza anche poi la sensibilità e, come dire, anche l'approccio proattivo che tutte e tre le vostre aziende poi di fatto hanno su questo tipo di tema. L'ultimo aspetto che rimane un po', come dire, oltre ancora al miglioramento, già Gaetano lo introduceva, è la questione della comunicazione, quindi diciamo del calcolo dell'impronta ambientale della PEF. O anche delle PD nel caso di danni. Diciamo che abbiamo potuto sviluppare quindi una dichiarazione ambientale di prodotto, proprio dove sono riportati quelli che sono i riferimenti dello studio e sono presenti presso i nostri siti aziendali, e quindi attraverso quello che può essere il QR code, se andrete in giro per le nostre aziende vedrete i totem dove è riportato un po' quello che è lo sviluppo del progetto per la singola azienda. E praticamente questa dichiarazione ambientale di prodotto dove sono indicati quelli che sono gli impatti che abbiamo avuto per il singolo prodotto, e come dicevo poi questo ci hanno permesso di poter sviluppare nuova articolistica ad un basso contenuto di impatto, diciamo un minor contenuto di impatto di questi indicatori come il cambiamento climatico o il particolato o l'acidificazione. Grazie Gaetano, per cui negli stand delle singole aziende, proprio anche a supporto della comunicazione e della promozione della PEF e degli studi LCA come base importante anche per lo sviluppo di nuovi prodotti e soprattutto prodotti a più basso impatto ambientale, in ciascuna azienda potete trovare anche le informazioni relativamente ai risultati che ciascuna azienda ha ottenuto e anche poi i QR code da cui poi potete accedere alle DIAP, quindi alle dichiarazioni ambientali di prodotto, che comunque sono anche disponibili sui siti istituzionali delle aziende. Se volete approfondimenti, il Magis ha sviluppato questo come uno degli output, quindi dei deliverable, ma nell'ambito del Magis comunque si sono portate avanti anche tutta una serie di altre attività di comunicazione e di promozione della PEF come strumento di misura delle impronte ambientali. Se siete interessati, scansionando il QR potete accedere al sito del progetto, che comunque è www.lifemagis.com. Io ringrazio i relatori, se ci sono domande, curiosità, approfondimenti. Grazie a tutti per la vostra partecipazione, grazie ai nostri speakers e relatori per l'importante contributo che ci hanno portato e da parte mia personalmente anche per il lavoro svolto, che ha contribuito non poco alla buona riuscita del progetto. Grazie.